Apriamo il Consiglio Comunale del 30 aprile 2013. È stato approvato nel Consiglio Comunale, che si è tenuto il 30 aprile scorso, il bilancio consuntivo del 2012 del Comune di Tolentino. Dopo le comunicazioni del Sindaco e del Presidente del Consiglio, con un pensiero rivolto anche ai carabinieri coinvolti nell'attentato davanti al Parlamento, il rendiconto della gestione 2012 è stato il primo punto all'ordine del giorno, approvato con 11 voti favorevoli e 6 contrari. Bilancio consuntivo si è chiuso con un disavanzo di gestione di 44.000 euro, una riduzione sull'indebitamento sui 200.000 euro e un aumento della spesa corrente di oltre 260.000 euro. È stata approvata all'unanimità la decisione di conferire la cittadinanza onoraria a Taragandi e Mario Pianesi. Con 11 voti favorevoli, 1 contrario e 4 astenuti, è stata rinnovata la convenzione dell'Associazione Juventus Club per il campo da calcio Ciarapica. Riguardo l'atto di indirizzo per l'assegnazione della gestione di strutture comunali, sono stati votati 6 diversi emendamenti rispetto alla proposta originaria e nel testo finale c'è stato il voto favorevole unanime. Approvato all'unanimità anche il documento di contrarietà dell'elettrodotto Fano-Teramo. Per quanto riguarda l'integrazione dello statuto comunale relativo alla tutela degli animali, sono state approvate alcune modifiche rispetto alla mozione originaria ed è stato approvato con voto favorevole unanime. Sono state ritirate la mozione di Mercorelli sullo stadio della Vittoria e quella contro la violenza sulle donne e la violenza domestica. Dopo alcune modifiche alla mozione di Romagnoli sulla riconsegna dei cimeli dell'Unione Sportiva Tolentino, l'atto è stato approvato all'unanimità. È passata con 10 voti favorevoli e 4 contrari la proposta che obbligava il Comune ad attuare maggiore discrezionalità nei criteri di assegnazione delle case popolari. L'Associazione Tutti i Colori, la Cooperativa Il Mosaico, in collaborazione con la Croce Verde di Torre San Patrizio e numerosi comuni, hanno proposto il progetto Stare Bene, ciclo di eventi che hanno l'obiettivo di coinvolgere le famiglie e i loro figli in momenti di aggregazione, laboratori ludico-ricreativi e seminari formativi. Domenica scorsa, 28 aprile, a Torre San Patrizio si è svolto il primo appuntamento, una giornata dedicata alla prevenzione e alla salute nell'età infantile e preadolescenziale, rivolta alle famiglie, alle agenzie educative e ai bambini. Dopo la mattinata riservata alla formazione, nel pomeriggio spazio al divertimento e ai laboratori didattici. È stato un incontro interessantissimo con dei relatori che hanno chiarito in maniera molto, molto semplice e concreta quello che può succedere in questa fase di età evolutiva. Quindi è stato veramente interessante e secondo me utile, perché non è stato un discorso accademico. Noi piccoli comuni, se non lavoriamo insieme, in sinergia, non abbiamo, diciamo, né le risorse né le possibilità per poter fare da soli quello che invece in collaborazione può essere fatto, e fatto bene soprattutto. È un progetto ambizioso che nasce dalle associazioni, che coinvolge associazioni di volontariato di vari settori, quelle che operano nel settore sanitario, quelle nel settore educativo, quella della prevenzione e dell'educazione. Interessante quindi questa sinergia che permette di affrontare la sfida educativa che la vita e la società moderna ci pone. E oggi si è messo a tema il tema della salute e della prevenzione. Nei prossimi incontri a Massafermana e a Magliano ci sarà il tema del consumo responsabile, il baratto, il riciclo e, aspetto non meno importante, l'educazione e il gioco a Magliano di Tenna, con a tema il titolo Favolando. Sono fondamentali queste giornate di educazione sanitaria, perché i problemi principali che riscontriamo durante i nostri turni di lavoro sono proprio legati alla scarsa conoscenza da parte della popolazione verso il nostro servizio. Quindi avere la possibilità di parlare, soprattutto come è successo oggi, a dei genitori, a dei cittadini che si trovano a dover magari contattare il nostro servizio di emergenza, è fondamentale. Oggi i vari relatori che hanno parlato hanno dato sicuramente istruzioni molto importanti su come si deve comportare la popolazione quando ha bisogno del servizio di emergenza. Massimo Ciambotti è presidente della Fondazione Claudi. In questo primo maggio speciale avete aperto anzitutto Palazzo Claudi, dove c'è una bella mostra sulle opere pittoriche di Anna Claudi, e poi questa serata speciale per questo premio di poesia Le stanze del tempo. La Fondazione è sempre più attiva in un campo, quello della cultura, che in questa giornata, come dire, è esploso.
Sì, abbiamo scelto questo primo maggio per dedicarlo proprio alla cultura e in effetti abbiamo riscosso un notevole successo di pubblico, di presenze nell'apertura del Palazzo Claudi con le due mostre che ci sono e stasera abbiamo questo grande evento, l'opportunità di sentire il recital di Peppe Servillo che è unito a un nostro evento al quale teniamo molto, la premiazione di un concorso di poesia che abbiamo ideato nel novembre scorso e che ha visto il primo vincitore che è un giovane ventenne di 20 anni che studia all'università, secondo anno dell'università, e devo dire che lui nelle sue parole di ringraziamento ci ha un po' inorgoglito, nel senso che è difficile trovare una fondazione che scommette e finanzia la pubblicazione di opere inedite, appunto di poesie, da parte di giovani ventenni, perché di solito si fanno sempre iniziative un po' elitarie, no? Poco destinate ai giovani. E noi invece su questo vogliamo insistere e faremo successive edizioni, vogliamo proprio fare una collana proprio di poesie fatte da giovani, giovani ventenni come questo che matureranno e che però per noi, ecco, questo è diciamo un piccolo segnale che diamo di incoraggiamento a continuare nel campo appunto della poesia, dell'arte. Poesia e musica, versi e note per questo primo maggio al Feronia con Peppe Servillo è stato un anticoncertone, cioè si è dimostrato che anche nei piccoli teatri si può fare qualcosa di veramente grande. Ma beh, no, non si fa mai qualcosa per essere anti o contro qualcos'altro. Assolutamente, il primo maggio si può festeggiare in qualsiasi modo, in ogni modo. Io ho avuto anche la fortuna di partecipare al concertone più di una volta, però stasera mi è stata data l'opportunità di replicare un recital di poesie di Etzensberger e l'ho fatto con molto piacere in un'occasione nella quale la poesia è ritenuta il centro dell'espressività, del contenuto al quale si rende omaggio. Io l'ho fatto con questa mia piccola proposta. Che non hanno autore, tu chi sei, improvvisa, indiscreta, non ti curi poi di me. Tenterò, proverò, da domani ti scriverò.